Ah, noi abbiamo fatto un film che è la cosa più ibrida che si possa immaginare. Quindi ci siamo sempre posti il problema opposto. Quanto invece le arti si devono mescolare per riuscire veramente a parlare alla nostra contemporaneità, essere attuali e soprattutto a farci emozionare. Quindi per noi non c'era nessuna distinzione. Quello che facciamo in teatro diventa quello che si fa al cinema, quello che si fa al cinema in parte finisce nell'opera, perché l'arte è il modo in cui riusciamo a dare un senso molto più profondo al dolore e alla nostra vita. È una questione di mezzo. Abbiamo fatto il record per la RAI, Radio Televisione Italiana, nelle prime della Scala, ma non solo per le prime della Scala, nella storia della RAI, su quelle prime che abbiamo avuto l'onore di poter mettere in scena, abbiamo battuto ogni ascolto. Nella storia della stessa RAI, questo per dire che per noi la cosa fondamentale è il mezzo, è entrare all'interno del mezzo per raccontare le storie. E così abbiamo fatto col cinema. Veramente molto comunicativi entrambi, no? Qualcosa che si può assolutamente unire, essere in simbiosi e quindi trovare una chiave di lettura che sia adatta per tutto il pubblico. Quindi assolutamente per me non ci sono differenze grandi, insormontabili. Si può trovare una convivenza assolutamente bellissima tra. I miti sono eterni e per questo modernissimi. È la storia di riuscire a imparare che l'amore è più forte della morte e che chi va dall'altra parte gli rimane l'amore, chi rimane da questa parte gli rimane il dolore. E quindi l'arte deve essere il modo in cui l'arte, appunto, i miti devono essere il modo in cui riusciamo a fare proprio il dolore e farlo diventare un'altra cosa. Nella società dell'immagine e della poca fiducia attraverso i social, il mito di Orfeo Euridice quanto è moderno, secondo lei? Ma per me il mito di Orfeo Euridice è sempre attuale, è sempre moderno, soprattutto adesso con l'uscita di questo film di opera. Chi vedrà vedere il film capirà che in realtà noi viviamo tutti i giorni il mito di Orfeo Euridice, quindi assolutamente attualissimo. Festa e noi facendo la festa nel nostro film di tutte le arti, nella simultaneità di una proiezione a questo punto, vogliamo celebrarlo anche qui con questo che è una festa importante. Siamo felici di esserne parte. Grazie mille, buona Grazie. proiezione. Grazie. E ultima domanda, essere su questo red carpet. Quanto è importante presentarlo alla Festa del Cinema Ma di è un Roma? sogno, cioè, per me è il mio primo film, la mia prima volta qui, quindi un sogno che si realizza. Sono felicissimo e contentissimo e onorato di essere qui stasera. Grazie mille.